In corso una interlocuzione tra la SAGA, la società che gestisce i servizi all'aeroporto d'Abruzzo, guidata dal presidente Vittorio Catone, e la ITA Airways per scongiurare che dal prossimo mese di agosto venga cancellato il volo Pescara-Milano-Linate. La notizia ha destato allarme e preoccupazione tra gli utenti che per motivi di studio, di lavoro, di salute si recano nel capoluogo lombardo. Intanto è scoppiata anche una polemica politica. E il Partito Democratico e i Giovani Democratici hanno chiesto alla Regione Abruzzo di opporsi e di farsi sentire immediatamente per scongiurare che vengano cancellati i voli. Se ciò avvenisse, verrebbero penalizzati soprattutto i giovani universitari e i lavoratori. Nel caso di questi ultimi, i disagi sarebbero maggiori perché durante le ferie, anche a causa del pochissimo preavviso, diventa molto difficile trovare a prezzi accessibili voli all'altro aeroporto lombardo, quello di Bergamo. L'assessore regionale al turismo, Daniele Damario, spiega: al momento non abbiamo avuto alcuna comunicazione ufficiale sulla sospensione del collegamento. In passato era già stato soppresso e ripristinato grazie a un intervento della regione e della SAGA. Ora, con l'ingresso in società di Lufthansa, ITA Airways e la compagnia aerea tedesca, stanno valutando la situazione e ottimizzando i costi. Quindi non dobbiamo far altro che attendere.